non tutto quello che ci piace produce una dipendenza. La dipendenza deve avere delle caratteristiche, per esempio deve essere prodotta dall'assunzione di una sostanza che fa male o di un comportamento, nonostante la consapevolezza del danno che abbiamo nell'usarlo. Poi parliamo di dipendenza quando questa abitudine o questo consumo va ad intaccare radicalmente la vita, il lavoro, il sistema delle relazioni familiari o personali. Non tutte le sostanze producono dipendenza, per esempio è molto facile comprendere che le zucchine lesse, per esempio, non hanno mai provocato dipendenza, al contrario di altre sostanze. Allora dobbiamo ricordarci che una sostanza chimica per dare dipendenza deve produrre nel cervello il rilascio di dopamina, che è una sorta di insaporitore delle esperienze. Dobbiamo anche ricordare che questo succede anche per dipendenze comportamentali, cioè dipendenze in cui non c'è una sostanza ma che si comportano come una droga. Per esempio il gioco d'azzardo patologico. Le dipendenze più pericolose non sono quelle di cui vediamo un effetto nell'immediato, ma spesso quello dell'uso di sostanze che sono molto diffuse e che magari non danno un problema nel breve termine, ma nel lungo termine che provocano molti danni. Per esempio il fumo di sigarette, che produce e causa di circa 70.000 morti l'anno in Italia, seguito poi dall'alcol, che uccide circa 30-40.000 morti l'anno, e poi vengono le droghe illegali, come per esempio la cocaina, l'eroina, l'anfetamina, le nuove droghe psicoattive. Non dimentichiamo il gioco d'azzardo, che sembra colpire in Italia una percentuale di popolazione che va tra lo 0,5 e il 2%. Se sei uno che ne vuole sapere di più sulle dipendenze in generale o per esempio sul gioco d'azzardo, ti ricordo che l'ATS, l'Agenzia di Tutela della Salute del tuo territorio, no, mette a disposizione dei progetti di prevenzione molto interessanti. Spesso ci sono anche dei siti pubblici che si possono consultare. Se invece hai bisogno di un intervento o di una consulenza per un problema personale, a quel punto devi rivolgerti ai cosiddetti SERD, Servizi per le Dipendenze. Sono presenti in tutta Italia, l'accesso è gratuito, è facile, può anche essere anonimo. Perché dalle dipendenze non si esce col fai da te. Quando c'è una dipendenza è qualcun altro che guida, la sostanza che è una droga oppure un comportamento patologico. A quel punto è necessario chiedere aiuto. Vorrei introdurre un concetto importante. La dipendenza non è un vizio ma è una malattia, perché altera l'equilibrio del cervello, modifica il cervello, la memoria, la volontà. Per questo motivo non bisogna vergognarsi di chiedere aiuto, ma rivolgerci ai servizi. Questa cosa si può fare senza vergogna ed è un passaggio culturale, un salto culturale che dobbiamo raggiungere, perché se facciamo così, se così trattiamo le persone che hanno una dipendenza, per loro sarà molto più facile rivolgersi ai servizi senza alcun pregiudizio, senza alcuno stigma.